Dopo aver fatto un video un po' così sulla panoramica della Serie A, andiamo sulla mia squadra che è la Juventus. Allora, pian piano i risultati stanno arrivando, nel senso che non tanto le due vittorie di fila che valgono ben poco, soprattutto in questo periodo dove davanti riescono chi gioca meglio, chi gioca peggio a vincicchiare, dico io. Mi riferisco all'Inter considerato tutto è lì per adesso. Poi il Napoli sta andando a mille. I Viola, come ho detto nei video precedenti, lasciamo un attimo in stand-by perché non hanno punti di riferimento. E hanno un gioco migliore. La Roma viene da anni di sofferenza. E partita l'anno scorso ancora più forte, poi avete visto com'è andata, quindi non mi pronuncio adesso. La Juventus invece, appunto, che volevo parlare della Juve. Faccio un esempio. Lo scorso anno chi è stato capocannoniere insieme a nonno Tony. Va bene. Quell'essere lì che io reputo. Ecco, qua sono d'accordo con Donato Inglese. Non mi dice niente, Icardi proprio zero mi dice. Attaccante che non lo vorrei, preferirei Gilardino, guarda. Per dire che è arrivato alla frutta lui, è arrivato, cioè, a fine carriera. E aperto una parentesi, quando Icardi vincerà quello che ha vinto Gilardino, mondiale compreso, però non diteglielo perché sennò va in depressione. Depressione. Appunto. Dybala 5 pera ha già fatto, che ha giocato la praticamente non ha ancora giocato. 5 gol ha già fatto. Questo mi lascia ben sperare. Mandzukic, anche lui è arrivato a quota, ha segnato il doppio, visto che non ha ancora segnato praticamente, 2 gol soli. Ma sono convinto che quei due lì, più Morata che non ha ancora iniziato a giocare praticamente. Hernanez, che non ha ancora segnato, quello lì è uno da 7-8 gol, ve lo dico, anche se giocherà, perché sono sicuro che quando la squadra funzionerà lo potrà inserire, quando avremo trovato un assetto che sia quello. Adesso turnover, insomma, Allegri sta facendo, ha avuto da Marotta l'ultimatum che se non arriva nei primi, almeno minimo terzo. Lo fanno evaporare come l'alcol sopra il fuoco. Quindi io personalmente Allegri lo stimo come persona e anche come allenatore perché manca un po' come motivatore. Motivatore in certi momenti, toccarli nel vivo il giocatore, no? Non sempre, perché sempre poi li consumi, li frusti come si dice in Liguria. E quindi ci vuole un equilibrio. Quanto equilibrio in generale parlando Allegri ne ha, ma a livello di motivare bisogna che ogni tanto alzi un po' la voce anche lui. Con Morata soprattutto, che è un giocatore che potenzialmente è micidiale, può rendere secondo me molto, ma molto, ma molto, ma molto di più. Dybala è una questione tattica, bisogna spegnerlo in certi momenti in modo che quando si accende brucia, lascia il marchio. Perché è un giocatore questo che tatticamente è generoso, corre molto, ma poi prende troppi colpi perché è un giocatore che porta molto la palla. Quando è stanco, non la dà via in tempo e prende delle martellate. Quindi alla lunga queste cose segnano un po' la fisicità. Bisogna saper saltare via al momento giusto e soprattutto imparare da Rooney, che è un giocatore completamente diverso, ma che quando
Giracchia dalla palla via di prima, ma quando colpisce non fai tempo a dire cazzo mi è scappato, che c'è già i tifosi, la palla che hanno portato già la palla a centrocampo, che ha fatto il gol. Quindi bisogna proprio imparare tatticamente a rendere di più facendo meno, prestazioni anche meno altosonanti, ma due gol a partita, perché questo qua li può fare benissimo due gol a partita. La difesa, a parere mio, quando avremo ritrovato un po' di compattezza a centrocampo, andrà meglio. A proposito, Rugani, io mi sto chiedendo che cazzo sta succedendo, perché Rugani è un giocatore che io reputo favoloso, non capisco come mai non gioca mai. Qua Allegri dovrebbero, qualche giornalista, visto che non sono io a fare le domande, quando c'è Allegri, anziché chiedere rimonterete come i deficienti, svegliatevi e chiedeteci un po', ma Rugani che fine ha fatto? Facciamo domande intelligenti, non domande ai maghi. Dove arriverà la Juve? Come, chi lo sa dove arriverà la Juve? Ma Rugani gioca o no? E chiudo con questa cosa qua, perché non sta né in cielo né in terra. Ora bisogna continuare così, a fare un filotto e sperare che Fiorentina, Napoli e Roma cominciano a mollare, visto che l'Inter mollerà di sicuro. Ciao a tutti.